Ciao amici, oggi volevo condividere con voi che c'è una cosa che non faccio più da quasi 20 anni. È una di quelle cose che quando smetti di farla ti manca tantissimo e ci pensi sempre, ma diventa un chiodo fisso. E poi piano piano alla fine uno si abitua e non ti ricordi neanche più com'era. Oh Simo, mi spiace. Certo che parlare di certi argomenti così all'inizio del video anche tu. Ma cosa hai capito? Ma non hai letto il titolo? Sono 20 anni che non mangio più cioccolato al latte e oggi faccio una challenge e lo assaggio di nuovo per voi. Se mi seguite sapete bene che io adoro il cioccolato, ma solo quello fondente, e lo mangio senza zucchero e almeno con il 70% di cacao. Io non ce la farei mai. È quello che mi scrivono in molti amici e amiche nei commenti. Allora ho pensato, siccome con le parole posso solo spiegarvi la differenza, oggi voglio farvela vedere. Tutti sappiamo che il cioccolato al latte è più dolce, più cremoso, più tentatore di quello fondente. Irresistibile scioglievolezza, dice una pubblicità famosa. Ma nessuno spiega com'è il cioccolato al latte rispetto a quello fondente. Ecco qui due bei pezzettoni di cioccolato, uno al latte e uno fondente. Secondo voi quale mangio prima? Votatelo nel sondaggio qui in alto. Ovviamente sono tutti e due di marche famose, insomma, buon cioccolato. Avete votato nel frattempo? E poi dateci dentro con i like, non lo faccio da 20 anni. Cioccolato, cioccolato, cioccolato. Inizio dalle cose difficili, quello al latte. Mamma mia, quanto è dolce! Non sono proprio più abituata. È così dolce che mi gratta in gola. Mi ha fatto quasi venire le lacrime dallo zucchero. Quasi mi brucia la bocca dal sapore dolce. È una sensazione strana, come quando esageri con lo zucchero in qualche torta, che senti proprio troppo forte. Certo, la cremosità è fuori discussione, però più di un pezzettino non riuscirei a mangiare. Basta, adesso non ho più voglia di dolce, anzi ho voglia del contrario, perché le mie papille gustative non sono proprio più abituate, neanche le mucose della bocca, e poi continuo a grattare in gola, proprio fastidioso per me. Se penso che 20 anni fa ne mangiavo barrette intere, oggi mi sembra impossibile. E chissà come stava il mio povero stomaco, l'intestino, il fegato, la cistifellea con tutto questo zucchero, il pancreas, mamma mia. Beh, ma cosa farà mai? Un po' di zucchero. Lo zucchero acidifica le mucose gastriche e poi nell'intestino arrivano sostanze che disturbano la flora batterica, senza contare il lavoro del pancreas e tutto l'equilibrio dell'insulina e degli zuccheri. Certo, un pezzettino non crea grossi guai, ma ci sono due problemi. Uno è chi riesce a mangiarne solo un pezzettino di cioccolato al latte. Se ce la fate, vi dico bravi, io non ci sono mai riuscita. Due, lo zucchero bianco crea dipendenza, è una droga. Se qualcuno pensa che sia una bufala o un'esagerazione, dico attenzione! Gli studi hanno dimostrato che causa più dipendenza di certe droghe pesanti. Ma è terribile! Cosa fare? Cosa fare allora? Tada! Ci salva il fondente! È buonissimo! Comunque si scioglie in bocca e si sente tutto il sapore avvolgente del cacao senza che sia sovrastato e ucciso dallo zucchero. E poi diventa comunque una crema morbida e vellutata che possiamo gustare a lungo. E quando deglutiamo non gratta in gola, ma rimane quel delizioso aroma di cacao che fa sentire soddisfatti e appagati. Così domani so che mi potrò godere un altro quadrotto senza sensi di colpa. Ok, forse mi hai convinto, ma come faccio a smettere? Guarda, è facile, si fa in due mosse. 1. Strategia. 2.
gradualità. Inizia con cioccolato fondente al 50% e poi, come ti abitui, aumenta la percentuale gradualmente. Ci sono persone che si fermano al 50%, altre arrivano al 90%. Io personalmente lo mangio tra il 70% e l'80%. A me piace tanto così. Corro al supermercato! Aspetta, devi ricordarti la cosa più importante. Deve essere dolcificato con zucchero di canna, stevia o altri dolcificanti naturali, ma non con lo zucchero bianco. Altrimenti io non lo considero vero cioccolato fondente. Vi lascio il link in descrizione delle mie cioccolate preferite. Provatele! Se proprio non riuscite a rinunciare al cioccolato al latte, ma volete che sia sano, senza zucchero bianco e anche proteico, gli amici della Foodspring hanno un prodotto fantastico. Vi lascio il link in descrizione. Potete acquistarlo con il 15% di sconto usando il mio codice, chiusa parentesi. Adesso ditemi una cosa, vi piacerebbe che facessi altre challenge come questa? Fatemi delle proposte nei commenti e se l'idea è praticabile, farò un bel video. Ora condividete questo video e poi iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare tutte le notifiche cliccando sulla campanella, altrimenti YouTube non vi avvisa quando escono i miei nuovi video. Sapete che potete anche sostenere il mio canale con un piccolo contributo mensile? Si chiama abbonamento, c'è il bottone qui sotto e il link è in descrizione. Gli amici abbonati hanno accesso a contenuti esclusivi, badge ed emoji uniche, info qui sotto. Noi ci vediamo al prossimo video! Nel frattempo, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! Vi piacerebbe che io facessi altri challenge? Altre challenge. Ma rimane quel... non ti ricordi neanche più com'era?